ma unicamente. Cerchio medianico K attraverso Marco, guida spirituale. Vi è poi un terzo momento, un periodo cioè in cui l'individuo comprende che questo Dio ha, in un certo senso, bisogno di lui, che questo Dio non è un'entità estranea agli universi, né un despota crudele e neppure un'entità che vuole sottomettere l'uomo per i propri fini. In questo momento l'individuo di solito si rende conto che questo Dio gli chiede un certo impegno. In un primo tempo tale impegno non è finalizzato al bene degli altri, ma unicamente al bene del proprio io e a soddisfare la propria vanità. In questo momento spesso sopraggiungono delle cristallizzazioni che portano via veri e propri decenni all'entità incarnata. E anche quando si disincarna nel piano mentale, lavora molto per comprendere che queste cose che pensava e che continua a pensare, anche dopo il trapasso, sono errate. Segue quindi una ulteriore fase in cui l'individuo comprende che è proprio nei fratelli che deve trovare la sua ragione di vita, non perché non potrebbe averne altre, non per soddisfare la propria vanità, non per accrescere se stesso o in qualche modo chi a lui è legato, ma semplicemente per amore degli altri e per amore alla verità, la quale verità che è in se stessi, va ricercata negli altri. Come mi direte, la verità è in noi e bisogna ricercarla negli altri? È molto più semplice, io vi dico, trovare la verità facendo le esperienze, vivendo intensamente tutti i rapporti e vedendo in se stessi quella verità che ne traete, perché in questa fase, all'inizio, l'individuo scava in se stesso e scopre che la sua verità sono gli altri, sono i fratelli che hanno bisogno di lui. Così come egli individuo ha bisogno di mangiare, di bere, di se stesso per esistere, nello stesso modo i fratelli hanno bisogno di lui, in loro è l'assoluto che ha bisogno di lui. Ciò viene realizzato in quanto, divenendo egli consapevole che la vita sua e degli altri nulla è se non una creazione percezione, allora attraverso a questi incontri con i fratelli si rende conto che i loro difetti altro non sono che i suoi, traslati dalla sua percezione e creazione in tutto ciò che egli vive e quindi attraverso a questo processo di ritrovamento di sé negli altri, nei parti della sua mente, conosce se stesso, si santifica.